E mi hanno paragonato sempre a Gigi Riva e questo mi fa un grandissimo onore, pure se è troppo, però sì, come hai detto te, ho fatto come presenze e gol, sono molto molto felice che mi hanno accostato a questo grande mito. Io sono arrivato qua a Cagliari a novembre con il mister Tabárez e venendo dalla Roma che ero infortunato, mi ero rotto il menisco e stavo appoggiato in un albergo e tutte le mattine andavo a fare, diciamo, terapia. Però il mister è stato subito bravissimo perché mi ha subito chiamato e mi ha detto che dovevo guarire bene, che mi aspettava per farmi giocare. Io ho un grandissimo impatto, ho detto, ho avuto subito la fiducia del mister, del presidente, della gente, pure se non mi conosceva, però ho visto subito fiducia verso di loro e quando mi ha fatto giocare ho sempre, diciamo, risposto con i gol e con prestazioni importanti. È stata la partita della svolta, è partita contro la Juve in casa, la Juve che dopo ha vinto questo scudetto e fino allora ho fatto po poche presenze, ero entrato 10 minuti, un quarto d'ora e pensavo anche contro la Juve facessi la stessa cosa, invece il mister la mattina mi chiamò e mi disse che giocavamo davanti con Valdés, Nuzzi e Lulù. Però ha detto se dopo un quarto d'ora non correvamo io e Lulu ce l'aveva subito e là abbiamo fatto correvamo tantissimo e da lì è partito questo tridente che ha fatto veramente bene. Tabárez è una grandissima persona, io ho detto è stato un papà per me perché ero giovane, mi ha dato tantissimi consigli, è un grandissimo allenatore, un maestro. L'ho visto ultimamente, sicuramente ci ho avuto subito una brutta immagine, vedendolo, ho detto, conoscendolo quando era giovane, che lui era una persona attiva, una persona che ogni tanto calciava pure il pallone, ma un po' lasciato così. Però vedendolo là sono stato contentissimo e felicissimo perché è un maestro e lui deve stare sempre in mezzo al campo perché insegna calcio. Scusate, ma come si fa a non fare il Ma tramuzzi? Come si fa a non fare il stia tramuzzi? calma, Ma come abbiamo capito, abbiamo capito. si fa a non fare il tramuzzi? Ne dico io! Si Mio scambia. Dio, sta sbagliando tutto! E Piacentini sulla fase! Ma come si fa a non fare Vabbè, guarda, il tramuzzi? ci siamo stati. Gianni Agnocchi non l'ho mai conosciuto, però ho visto che ogni tanto faceva queste battute su di me, è stato molto molto simpatico. Faceva questa battuta qua perché voleva che io giocavo, perché una volta l'ho incontrato dopo queste trasmissioni, lui mi ha detto che gli è uscita così perché gli piacevo come giocatore, allora si è messa di deve da giocare a Muzzi. È stata veramente una cosa simpatica. No, non c'aveva figlia, io ero felicemente fidanzato e sposato. Sì, l'anno dopo, diciamo, è stata un po' l'anno tripolato, no? Perché dopo è venuto Trapattoni con tante aspettative, infortuni miei perché io mi sono fatto male al tendine, e un rapporto col mister non perfetto, però tante complicazioni dall'inizio. Peccato perché c'era tantissime prospettive con un allenatore come Trapattoni e la squadra pure era un'ottima squadra. La preparazione estiva c'era questa cosa che noi facciamo queste ripetute al passo suo e
e ci sembrava strano a noi che dovevamo andare a un passo delle mister, però ma è tutta una conseguenza, non solamente la preparazione atletica, perché lui sicuramente il primo impatto era, cioè, il maestro di calcio, un rapporto eccezionale con tutti i giocatori, e poi alla fine vedevi che ha detto che io ci ho litigato, qualcun altro ci ha discusso e non è andata bene. Io ci ho litigato, ma non ho litigato come avevano scritto sui giornali, così avevo espresso le mie idee. Era successo che io avevo male al tendine d'Achille, lui ha detto no, non puoi andarti a fare l'intervento. Io ho detto ok, e ho fatto una, giocavo con delle punture antinfiammatorio, e poi invece la partita in casa credo che mi ha levato perché sicuramente non stavo facendo bene, ma lui lo sapeva che io non potevo dare il 100%, anzi io entravo in campo con questo fastidio, questo dolore, pure sapendo che non ero io, e da là è nata una grandissima discussione che poi è andata a finire in cui sono andato via per farmi questo intervento. Bruno Giorgi, grande persona, grande mister, che pure lui mi ha dato tanto e quando ti guardava ti metteva paura con quegli occhi di ghiaccio, e ho detto pure lui è stato come Tabárez, veramente un grandissimo maestro e mi ha dato una grandissima mano. Giorgi ci salvò in quella stagione, dando fiducia al gruppo, dando fiducia a me quando sono rientrato. Veramente è stato, diciamo, diretto. Lui mi disse: finché non ti vedo come dico io, non giochi. E io l'ho veramente apprezzato tantissimo. Perez era un ottimo allenatore, lui pure brava persona, uruguaiano, era uno tosto così, però è venuto qui e pensava di imporre qualche regola che qua non eravamo abituati, no? Poi con Romero, aveva preso Romero, voleva far giocare Romero, e era un po' particolare, però è stato un peccato, perché per me era un ottimo allenatore, non si è ambientato con gli altri giocatori o con me stesso, cioè nel senso che io pure non è che lo rispettavo, lo gli ho dato una grandissima mano su tantissime cose, però non ha funzionato, non è male. Poi abbiamo provato a rincorrere questa salvezza, ma ormai era tardi, no? Tardi nel senso che abbiamo giocato tutte le partite alla morte, ma è sicuramente qualche partita che l'abbiamo sbagliata, e quando sbagliavi lì ti ritrovavi sotto. San Paolo, grandissima delusione, penso che una delle mie più grandi delusioni da quando faccio il calciatore, e vedendo quella gente, dopo un sacrificio siamo venuti in nave la notte, e noi che siamo arrivati lì veramente, che abbiamo fatto dei risultati incredibili e purtroppo siamo arrivati l'ultima partita un po' stanchi, scarichi, io con la febbre. È stato veramente un grandissimo dispiacere, ma vedendo tutta il San Paolo, tifosi che del Cagliari, sapendo noi da sotto la tribuna, sotto lo spogliatoio, che tifosi napoletani avevano preso a botte i cagliaritani sulle navi, eravamo veramente dispiaciuti per tutti loro. Cosa vi ha detto Mazzone a fine partita? No, ha dato i complimenti a tutti e ci danno un bocca al lupo. E niente, spero che resti con noi, ma
sarà dura che stia con noi. E questo mi fa molto molto male perché... E tu hai la sensazione che Mazzone non rimanga al Cagliari? No, io penso di no, però abbiamo chiesto se lui voleva rimanere. Però ha detto, uno sa che c'è 60 anni e si fa sentire la vecchiaia, però speriamo che resta con noi perché con lui... Sarebbe tutto più facile. Tutto più facile, sì. Mazzone dice che ha 60 anni. Certo, è vero, sono nato prima e adesso ho 60 anni. Però a 60 anni, ragazzi, io ho avuto una stagione molto sofferta, l'ho tirata molto e penso che è un momentino da staccare un momento la spina. Non posso ricominciare fra un mese con tutti i pensieri che ci sono nell'organizzare una squadra, un nuovo campionato, c'hanno stimoli particolari, motivazioni, anche sul piano fisico, sul piano nervoso. Tradito no, perché ognuno prende le sue scelte. E mi è dispiaciuto perché la delusione, cioè, era grandissima. Io sono restato a Cagliari pure sapendo che Maldini mi aveva chiamato e mi aveva detto che se andavo a Parma o restavo in Serie A andavo in Nazionale. Ma è stata una scelta mia di restare a Cagliari in Serie B pure perché mi sentivo colpevole di questa che siamo andati in Serie B. Duro, spareggio e mi sono sentito colpevole. Io ho detto vabbè, se non vado in nazionale stanno, vado il prossimo anno, ma io devo portare il Cagliari in Serie A. Ognuno ha fatto la sua scelta, lui sì, un po' deluso, cioè penso tutti sarebbero stati delusi da Mazzone che è andato via e non se la sentiva di restare in Serie B, però lui l'aveva detto già prima, pure se noi restavamo in Serie A lui andava via. Lui era stressato, lui ci teneva tanto, lui già c'era qualcosa che lui diceva, pure se restavamo in Serie A lui andava via, andava a casa, infatti è stato fermo lui, è stato un periodo fermo. Ma questo è successo subito dopo quella partita o la settimana dopo è successo, ho detto io sono rimasto, te l'ho detto, mi si è deciso di andare via, io sono rimasto, oppure se mi ho detto Maldini mi ha chiamato che devo andare in Serie A perché mi portava a Nazionale, ma questa è stata una scelta mia di cuore e punto e basta. Gianpiero Ventura è un maestro all'inizio un po' guerra col mister Ventura, all'inizio non era un rapporto bello, siamo partiti subito col piede sbagliato, ma pure colpa mia perché io non avevo un carattere facile e lui è venuto qui a Cagliari e voleva imporre delle regole che io volevo seguire, per carità, non mettevo in dubbio, ma ho messo in dubbio il mio ruolo, che ho fatto sempre l'attaccante, lui invece voleva farmi fare l'esterno destro, che io non ero, e da lì è andato un po' dei problemi, ma poi dopo ci siamo subito chiariti e per il bene del Cagliari e siamo andati avanti per la nostra strada con un grandissimo rapporto. No, la partita della Lucchese era durante la settimana, già dal martedì avevo mezzo capito che mi aveva fatto fuori per far giocare, non mi ricordo se era Caruezzo o una cosa del genere, però io finché ho detto vabbè, parsi che mi sta a caricare per questa partita con la Lucchese, perché è una partita difficile e tosta, no? mo sta a fa apposta. Poi arriviamo, c'era lui, c'aveva il vizio che diceva la formazione dentro gli spogliatoi, la volete dire proprio fino all'ultimo dentro gli spogliatoi. E quando ho sentito che non ho giocato è volata una borsa addosso al muro
Però sono stato tranquillo, cioè nel senso che per nervoso vabbè perché volevo giocare, poi sono andato in panchina tranquillo e mi ha fatto entrare gli ultimi 20 minuti, una cosa del genere, procurato rigore e l'ho subito calciato io. Poi ci ho avuto quel gesto come per dire guarda che io se ricorda che c'è Muzzi, così, e lui da lì mi ha un po' insultato alla fine, però è stato dicendo che c'avevo carattere e da lì sono partito sempre titolare e tranquillo. Sì, quell'anno per me era l'anno in cui volevo portare il Cagliari in Serie A, perché la gente se lo meritava, perché io ho visto delle scene veramente belle ma strazianti, no? Torni dallo spareggio, retrocedi, arrivi all'aeroporto e ti aspetti la gente che ti insulta. Invece c'era gente che piangeva, gente che batteva le mani, gente che ci ha accolto veramente. E da là mi è venuto proprio la cosa, io resto a Cagliari, voglio portare il Cagliari in Serie A per questa gente fantastica che è venuta qua questa sera invece da insultarci, a batterci le mani, a gente che piangeva, signori anziani che piangevano. E da là ho deciso di restare, perché ho detto volevo portare un'altra volta il Cagliari in Serie A. E quando ce l'abbiamo fatta ho tirato giù, cioè, tutto l'annata, la felicità, e ho fatto un giro del campo intero del Sant'Elia a petto nudo e a salutare tutto lo stadio perché se lo meritavano e era diciamo giusto così. Quell'anno là in casa eravamo imbattibili, diciamo che abbiamo battuto squadre importanti, Juve, Milan, pareggiato con l'Inter, mi ricordo che pure con l'Inter ce l'hanno mezza rubata, era veramente stato un Cagliari strepitoso. Cagliari strepitoso, Cagliari che giocava bene, Cagliari forte, Cagliari forte e ho visto veramente quell'anno con grande fiducia che ci avevamo tutti quanti i compagni, che già avevamo fatto un anno di B e siamo stati molto molto felici a dare questi risultati a tutta quanta la gente. Credo col Piacenza e rovesciata, quello è quello più bello e credo importante, perché non mi ricordo se stavamo vincendo 1-0 solo, stavamo pareggiando, non mi ricordo, però quello è quel gesto più bello che ho fatto qua a Cagliari. È nata che io sono venuto a fare allenamento al Sant'Elia, c'erano un po' di tifosi e c'era questo signore, mi ha detto guarda, per me sei boom 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 gol, no? C'era allora fatti la maglia di qua e là, io ho fatto con Mario Manca e questo tifoso, ho detto Mario, ho detto sto tifoso se mi fai questa maglia, e da là è nata questa maglia boom boom gol, perché i tifosi volevano questo capo tifoso, un tifoso, e con Mario Manca non ha aspettato un attimo a farmi subito questa maglia. Muzzi gol, sì, sono stato bravissimo. no, è stato, ma quella è stata per beneficenza e l'ho fatto, mi sono divertito tanto, ogni tanto ci stanno i miei figli che me la mettono in macchina, che me la fanno ascoltare. E la bambina che ha 12 anni, lei lo vuole sentire sempre quando sta a casa, però è stata veramente una cosa bella. La curva esultava, lo stadio era pieno, lo sai anche tu, che poi abbiamo vinto e che ho fatto due gol e ne farò di più. La mia maglietta color rosso blu è molto bella però, la numero 11 ci credo, troppo a lungo sulle spalle di Gigi sventolò. La maglia di Riva ricorda i successi, ma mi sembra che tu questa sera con questa doppietta sei un campione anche tu. Muzzi, Muzzi, di solito due gol lui li fa. Muzzi, Muzzi,
Ma diciamo fare gol, dai Vittorio, fare gol. È stata quella volta che in ritiro un tifoso, un signore e una signora si erano scordati le chiavi della macchina dentro alla macchina chiusa. E io da vecchio carrozziere sapevo, diciamo, aprirle. E ci ho avuto questa idea di andare ad aprire questa macchina con Ferretto, e sono stato contento perché questi signori erano veramente disperati. Però da vecchio carrozziere sono stato bravo. Come io, Lulu, e ogni tanto, cioè, prendiamo dei soldi per dall'appiero, il magazziniere, o per far bere o i pasticcini o così. E delle volte era a giro a tutti quanti, che ci stavano solo uno o due giocatori che non faccio nomi, Pancolo e Bisoli, sono quelli che non tiravano mai fuori i soldi perché erano un po' tirati. Allora, un giorno così, guardate, se spogliava uno di due vicino a me, gli cascano 50.000 lire per terra, io metto il piede sopra e loro vanno via. Siamo in ritiro precampionato, io prendo questi 50, vado là, offro da bere a tutti, offro da bere a tutta la squadra, ma tipo prendete quello che volete, pure doppia gli facevo. E questi tutti, oh, ammazza Roberto, come gentile di qua e di là. E ho preso queste 50, io le ho messe là sul bancone, ho detto, e resto mancia. E quello dice, ma com'è? Vabbè, fai così, te ne guarda. Dopo mi sono girato, ho detto, Pippo, guarda che erano le tue, sono cascate per terra. Allora da là è successo un macello, però questa cosa qua è stata brava, simpatica, però Pippo mi ha tenuto il muso per quasi un mese, eh? Sì, è stata dura, dopo per fargli trovare il sorriso. Quell'estate là io stavo a Oro 6 con Matteo Villa in vacanza, e io già avevo detto che a mia moglie che io finivo la mia carriera a Cagliari, e questo non è stato possibile, ma per tante cose. Io avevo un grandissimo rapporto con Massimo Cellino, presidente, mi chiama l'Arsenal dicendo che loro mi venivano a prendere a Cagliari per andare a giocare a Londra. Io lì avevo il bambino piccolo, così io gli dissi di no. Volevo restare a Cagliari, gli dissi di no, e infatti sono restato a Cagliari. Al momento che sono rimasto a Cagliari, il presidente Cellino mi chiama in sede e mi dice che devo andare via perché lui aveva speso dei soldi per Patrick Boma. All'inizio c'è stato un po' di battaglia, perché io non volevo andare via, perché per me Cagliari, i tifosi del Cagliari, il Cagliari era tutto. Sono cresciuto qua, sono diventato uomo, sono diventato giocatore qui, i miei figli sono nati qui, cioè tutta questa cosa qui. Però c'era proprio una necessità che il Cagliari prendesse i soldi. E lì non ho potuto fare nient'altro che dire, ok, se il Cagliari ha bisogno di questi soldi, io vado via. Questa è la verità che poi non è uscita mai, e adesso la dico con tranquillità. E credo che era 20 milioni delle vecchie lire, erano tanti, 20 miliardi, scusa. Cagliari per me non si può tradire, come fai a tradire? È stata una grandissimo sforzo per me, perché te l'ho detto, per me Cagliari mi ha dato tutto, mi ha dato dei figli, mi ha dato la Serie A, mi ha dato la Serie B, mi ha dato
gioie, mi ha dato sofferenze, mi ha dato tutto, tutto. Quello che mi ha dato la gente di Cagliari, che mi ha dato il Cagliari, non me l'ha data più nessuno. Questo lo dico sempre a tutti, dove sono andato a giocare. Per me Cagliari sta sempre nel cuore e non me lo leva nessuno, ho detto sempre.